Per quelli di voi che mi conoscono, sapete quanto sono felice perché sono tornato in bici. Ebbene sì, oggi è il primo vero giro in bici, sempre stando tranquilli e tenendo d'occhio il ginocchio che è un mese e qualche giorno dall'operazione. Adesso faremo un giretto insieme a Francesca, ma prima prendiamo dell'acqua. Ah, quanta fatica salire con le bike, vero? Faticoso, eh? Siamo arrivati in cima a questa collina bellissima, qua è già scesa un po' di ombra e di qua parte il sentiero della Desarpa, o meglio, la parte un po' tecnica che infatti io adesso non farò perché mi stanno chiamando. Ma non è vero, non ci sono le mosche! Mangiare, cazzo! Però ce l'avevi anche tu nella maglia. Oh mio Dio! No, cazzo! Da qua inizia un pezzo un po' tecnico, pieno di pietre, che infatti io eviterò per non rischiare il ginocchio, ma invece lei andrà, gasatissima. E adesso farà da cavia per un piccolo test di una bella videocamera. Guardate come la monto con questo semplicissimo aggancino sotto la Tac. visiera Tac. e l'attacchiamo proprio così, come per magia, col magnete. Yo, vai Franci! Ciao. Chico Marracco! Ti prendo! Stai attento che ti prendo! Ok, andiamo per la seconda salita. La batteria come siamo messi? Io vieni. Io anche. Va bene, allora andiamo. Ciao! E quando sei anche stanco di pedalare con l'e-bike? Va su in walk da sola questa. Molto bene. La camera che vi ho mostrato prima è la Insta360 Go 2. Una nuova camera molto molto piccina, come potete vedere. Questo è il suo case. Tipo quello delle AirPods, infatti la camera è soltanto questa qui, piccolissima e magnetica, come le AirPods. Qua dentro si ricarica, quindi comodissima, quando andate su e giù per la seggiovia, la mettete qua dentro, intanto si ricarica e boom, la tirate fuori, la mettete dove lo volete, per esempio qua.
Ragazzi, tornare in bici dopo un'operazione del genere è bellissimo, ve lo posso assicurare. Sto girando con la mia e-bike, la Intense Taser, qua a Pila, dove ci sono sia stradoni che percorsi molto facili come il Flow Trail che avete visto nel video. Quindi, incominciando piano piano con i sentieri più facili, già mi sto divertendo tantissimo e non vedo l'ora di continuare a recuperare bene tutta la muscolatura del ginocchio e iniziare poi a fare i sentieri anche più divertenti, tipo la Rossa, la 2, che sapete che è la mia pista preferita. Filmare tutto con questa Insta360 Go 2 è stato divertentissimo perché la camera è piccolissima, comodissima. Il case, ve l'ho detto, è una delle cose più belle di questa camera perché la mettete qua dentro, chiudete e si ricarica. Quindi non avrete mai problemi di batteria scarica come è successo con altre camere molto spesso. E quindi la mettete in tasca mentre salite col furgone o salite in seggiovia, si ricarica. Bam, la mettete nel vostro attacchino e fantastica, sempre carica. Con questo tasto la accendete, farà una piccola vibrazione e il gioco è fatto. Registra, puoi registrare fino a 1440x50 fps, che in modalità pro video ha una qualità esagerata. Poi rischiacciate, farà una vibrazione un po' più lunga e il video è pronto da utilizzare. Bam, si ricarica, a posto. Come state vedendo adesso, non sono stato l'unico a provare questa camera, l'ho data a Stefano Introzzi durante la gara di AXS European Cup qua a Pila, l'ho data a Francesca che l'ha utilizzata un po' in tutto il parco e l'ho data anche per una discesa al mio compagno di squadra Alberto Filisetti che mi è venuto a trovare qui al parco a girare e sentite cosa ne pensano dopo soltanto una discesa. Per una discesa ho dato la telecamera a quest'uomo qua, a Stefano Introzzi, e com'è andata? L'hai sentita la telecamera in testa o no? No. Come non avere niente in testa praticamente. Quindi il peso è una delle cose più positive della telecamera secondo te? Assolutamente sì. Comoda? Molto, molto comoda e niente, non la sento praticamente. Ottimo. Allora, prima discesa con la nuova Insta Go 2, com'è andata? Benissimo, super leggera, non mi sono neanche accorta di averla. E poi la cosa figa che mentre vado su la posso ricaricare. Poi direi che a Insta360 ci sanno davvero fare. L'attacco è magnetico, quindi per attaccarla o sulla bici o sul casco usate questi piccoli attacchi che vi faccio vedere. Questo è un piccolo attacco che potete mettere sul casco, come avete visto prima con Francesca. Poi abbiamo questo che è un classico attacco da mettere sul casco, la cam sta in verticale. Magari un po' più brutto esteticamente, ma sicuramente avete un ampio spazio di ripresa. E poi c'è questo che è la magia che avete visto prima. Ve lo mettete al collo, anche sotto la maglia, e poi la camera la mettete così, fantastico. Tirando un po' le conclusioni, dopo un mese di utilizzo, secondo me questa è la camera perfetta per un uso social. L'action cam per tutti gli sportivi che vogliono pubblicare velocemente dei post su Instagram, perché registra in verticale, come vi ho detto, come state vedendo, e quindi questa è una bomba. Con altre camere dovete fare accrocchi strani per metterla in verticale, oppure usare camere in 360 ed esportare in verticale, e diventa tutto molto più laborioso. Non dico che non sia buono, non avrà sicuramente un'alta qualità, l'ho usato tantissime volte, ma questo è sicuramente il metodo più veloce e con un'altissima qualità. Infatti le cose che mi hanno colpito di più sono il case, ovviamente si ricarica come le AirPods, poi gli attacchini e il peso, perché con quei semplici mount e il suo peso leggero la potete mettere ovunque e non vi dà fastidio. E infine la qualità, sì, sono davvero stupito della qualità che ha, si può esportare con un bitrate veramente veramente alto e la qualità è davvero alta. Fatemi sapere nei commenti se alcuni di voi hanno già provato questa Insta360 Go 2 o altre Insta360, perché questo brand mi ha davvero colpito. E niente, da Francesco Colombo, felicissimo di essere tornato in bici, è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!